Quello che io sviluppo stasera è una frase della lettera del Papa che suona così. La Chiesa è tenuta a cercare l'incontro con l'uomo in modo particolare sulla via della sua sofferenza. Prendo le mosse dall'epoca dei miei studi romani. Ho fatto la tesi di laurea su un autore del secolo XII dal nome Ruperto di Doris. Lì ho trovato un fatto interessante. Contrapponendosi a Gregorio Magno, che nel secolo VI aveva elaborato questa tesi, che io riassumo, l'uomo è un essere di rimpiazzo. In che senso? Nel senso che Dio ha creato le schiere angeliche. Una parte di queste schiere è stata impedita di segno divino, e sono angeli decaduti, sono i demoni. Allora per rimpiazzare questi angeli decaduti, il Signore avrebbe all'ultimo momento provveduto creando l'uomo. Quest'autore del secolo XII reagisce in una teoria così angelica e così disincarnata, anche se viene da un grande dottore della Chiesa, debitore però della mentalità del suo tempo, e dice: Cristo non si è fatto angelo, si è fatto uomo. E al centro del disegno divino non c'è l'angelo, c'è l'uomo. E parte di qui per elaborare una tesi teologica che poi soprattutto i francescani hanno ripreso con un scopo e che oggi è prevalente, quella cioè dell'incarnazione incondizionale. Mi spiego, perché non parlo a teologi. La domanda è questa: se l'uomo non avesse peccato, Dio si sarebbe ugualmente incarnato? Allora alcuni rispondevano: no, perché è venuto per la nostra salvezza. Se non avessimo avuto bisogno di essere salvati, Cristo non sarebbe venuto. Altri invece, sulla linea soprattutto della dottrina paolina, della centralità di Cristo nel disegno di Dio, hanno risposto: si sarebbe incarnato ugualmente, perché al centro del disegno di Dio c'è l'uomo. Ecco, questa teoria io la faccio mia, per simpatia almeno con l'autore di cui ho studiato il pensiero e che è all'origine di questa, proprio il primo che ha formulato questa teoria. Dunque, dobbiamo partire dal mistero dell'incarnazione. Come dice il Papa nella sua prima enciclica, Redemptio Hominis, nell'incarnazione il Verbo non ha assunto soltanto la singola natura umana di Gesù di Nazareth, ma in qualche modo ha assunto tutti i 4 miliardi di uomini che ci sono nel mondo. Questo modo concreto di parlare fa capire che proprio ogni uomo, in quanto uomo, è il segno di Cristo, il sacramento di Cristo. È tipico del pensiero patristico di mettere sempre in parallelo queste due forme di presenza di Cristo: la presenza nell'Eucaristia e la presenza nei fratelli. E non è che la presenza nei fratelli sia, come direbbero i napoletani, una specie di come se fosse, cioè una forma di presenza per modo di dire. Si dice presenza reale, quella sì che è presenza reale, quell'altra sarebbe metaforica. E Paolo VI, proprio in un documento sull'Eucaristia, che dice che le altre forme, questa è reale per antonomasia, ma anche le altre forme sono forme di presenza reale. Come potrebbe il Signore Gesù dire: quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me? E non dice come se l'aveste fatto a me, dice l'avete fatto a me. Se non fosse vero che lui è presente nel più piccolo dei fratelli? Del resto sapete che questa non è una parola sfuggita.
tra le varie cose su cui saremo interrogati ci sarà questo: ero malato e mi avete visitato. La storia cristiana è ricca di episodi, a me piace parlare in concreto, anche una lezione non deve perdersi nell'astrazione, ma cercare di avere un linguaggio possibilmente narrativo, è ricca di episodi emblematici, il più noto è quello di San Martino di Tours, che poi è il primo grande monaco d'Occidente, il quale ancora catecumeno, mentre andava a cavallo da soldato, ha trovato un povero che grizzito dal freddo e con la spada ha tagliato la sua clamide, ne ha dato metà al povero. E il giorno seguente si è visto apparire davanti il Cristo con quel mezzo mantello, il quale gli dice: Martino, catecumeno, è Sulpizio Severo che lo racconta, un notevole storico. Martino, catecumeno, mi ha coperto con questa veste. Ed ha già citato Gregorio Magno, e si narra anche di lui che soleva invitare ogni giorno 12 poveri e servirli lui stesso a mensa, quello che ha fatto recentemente anche il Papa con i poveri di Roma, i barboni cosiddetti. E un giorno, anziché 12, erano 13. Guardando fissamente negli occhi il tredicesimo, mentre lo fissava per vedere chi fosse, è scomparso. E allora si è accorto che il Cristo stesso era venuto alla sua mensa. Ma riflettendo poi, sto grande dottore dice: non solo in colui che è scomparso, ma anche nei 12 che sono rimasti, io servo il Cristo. Dunque, Cristo si identifica realmente con ogni uomo. Ogni incontro col fratello deve tradursi in un incontro con Cristo. E questa è una verità dogmatica. Non è un pensiero spirituale per dare più carica al nostro impegno. È una rigorosa verità dogmatica. Il fondamento è il corpo mistico. Siamo membra di quel corpo che è il corpo di Cristo e della Chiesa. Siamo parte del Cristo. Sacramento di Cristo, e di quei sacramenti, questo è il più quotidiano e il più universale. Per questo, in ogni uomo Cristo è presente e l'uomo diventa la via della Chiesa. Forse questa è la frase più celebre pronunciata dal Papa attuale. Io ricordo che in un incontro romano i giovani l'hanno accolto con cartelli su cui c'era questa frase: l'uomo è la via che la Chiesa deve percorrere. Ma in questi numeri che io devo commentare, il Papa fa un passo avanti e dice: la redenzione si è compiuta mediante la croce di Cristo, ossia mediante la sua sofferenza. Dato che l'uomo attraverso la sua vita terrena cammina in un modo o nell'altro sulla via della sofferenza, la Chiesa in ogni tempo dovrebbe incontrarsi con l'uomo proprio su questa via. Fermiamoci un istante su queste parole. Anzitutto l'affermazione che Cristo ha compiuto la redenzione mediante il mistero della croce. Cristo ci ha salvato con tutto quello che ha compiuto. Ogni azione di Cristo è salvifica. La liturgia celebra i vari momenti del suo mistero, dalla nascita fino all'ascensione, alla Pentecoste. Ma non c'è dubbio che la sua ora, l'ora in cui è scoccata per tutti la salvezza, è l'ora della croce. Ha fatto i miracoli, ha annunciato il Vangelo, ha asciugato tante lacrime, ha calmato le acque del mare col semplice gesto della mano, ha risuscitato i morti, ma soprattutto ci ha salvati quando è morto in croce. Il momento decisivo in cui è scattata l'ora della salvezza è il momento di quel supremo dolore che si concretizza poi nella morte, nel quale egli si è abbassato fino alla morte di croce, rivestendo la natura.
natura del servo, lui del Signore. Pascal dice che il sangue di Cristo continua a scorrere per le strade del mondo. Ancora una volta, siamo davanti a un'affermazione poetica da prendere per poesia, o siamo davanti a una realtà. Quella natura umana che Cristo ha assunto, l'ha assunta per sempre. Non sarà mai separata dalla sua persona. E poiché non ha assunto solo quella natura umana singolare che Gesù di Nazareth, ma ha assunto ciascuno degli uomini, ogni volta che l'uomo è colpito dal dolore, è Cristo che soffre. Soffre nelle sue menti. In questo senso il sangue di Cristo continua a scorrere. Se vogliamo esprimerlo con le parole di Paolo, diciamolo pure, che sono termini teologici precisi, compio quello che manca alla passione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. Dunque in ogni dolore il crocifisso è presente. In ogni dolore il crocifisso è presente. Ogni dolore ha di per sé un valore salvifico. Ecco le due parole, le due prime parole, questa è la prima lezione. Salvifici dolores. Ogni dolore non è dolore di agonia, ma dolore di parto. Come dice lo scrittore francese, perché di lì nasce un bene che altrimenti non sarebbe mai nato. La fecondità della sofferenza della croce si comunica alla fecondità di ogni sofferenza. E allora, se nel volto di ogni uomo io devo essere capace di scorgere il volto di Cristo, se ogni incontro con l'uomo deve tradursi in un incontro con Cristo, quando questo volto è segnato dalla sofferenza, l'incontro è più reale. In tutti lo incontriamo, ma specialmente nei fratelli sofferenti. Qui vorrei ricordare l'esperienza di un discepolo di Carlo De Lucco, il padre Bellinger, aveva qualche nozione di infermiera. Ha cominciato a imitare il suo maestro passando le lunghe ore di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Sapete che Carlo De Lucco ha in questo il suo carisma, grande contemplativo. Che bellezza, mio Dio, 4 ore a non aver altro da fare che guardarti e dirti che ti amo. Accorgendosi della sua presenza, hanno cominciato a venirlo a richiedere per piccole prestazioni sanitarie. A un certo momento questo padre Bellinger scrive, il suo epistolario è una delle cose più belle che io abbia letto, scrive a un suo amico d'Europa, perché era andato a vivere in Trentuale, com'è reale il Cristo nelle membra di questi mocciosi che mi sporcano la barba col buco del loro naso. Lo sento, lo palpo presente quasi più ancora che quando sono davanti al segno sacramentale dell'Eucaristia. Quando questo viene da un contemplativo che ha fatto dell'Eucaristia il centro della sua vita, questo diventa ancora più significativo. Quei poveri mocciosi che li portavano erano poveri bambini malati che li cercava di guarire. Dunque, nel fratello sofferente, noi incontriamo il Cristo. Ma allora dobbiamo assumere il suo stile. E qual è? In una parola, lo stile dell'incarnazione. Lo stile dell'incarnazione è lo stile della condivisione. Cioè, diciamolo in parole semplici anche questo, per non rimanere nelle sfere alte dei concetti teologici. Prendiamo l'immagine di uno che è caduto in un burrone. Io passo, la strada passa sopra, lo vedo laggiù. Ho due modi per soccorrerlo. Uno è di prendere una fune, buttarla giù e dire attaccati che ti tiro su. L'altra è quella prendere il sentiero, magari in mezzo alle spine, che scende giù fin nella valle, prendere il malcapitato sulle spalle e riportarlo sulla strada maestra.
vari modi con cui poter salvare il mondo. Ma queste sono tutte ipotesi. A me interessa quello che Dio ha fatto, non quello che poteva fare. E quello che ha fatto è quello di farsi uomo per prendere sulle spalle il destino di questo povero mondo. Cioè tutto il peso del dolore umano, tutto il peso della maledizione, fino a diventare l'uomo dei dolori, fino a diventare lui stesso peccato, è l'espressione paolina. E per questo morire di quella morte che toccava loro, ma che lui ha preso su di sé. Questo è lo stile dell'incarnazione, lo stile della condivisione. Per quello che riguarda la cura degli infermi, vorrei dirvelo con un'espressione che mi ha sempre profondamente colpito, è di San Massimo di Torino, vescovo di Torino, di cui il cardinale Pellegrino era uno specialista. Prima la leggo in latino, perché il latino è sempre inimitabile nella sua concisione, poi lo traduco. Medicus quinum fert infirmitates curare nescit, et quinum furit cum infirmo infirmatus, infirmo non potest conferre sanità. Qualcuno ha capito? Adesso traduco. Il medico che non porta su di sé la malattia non sa curare. E colui che non si è ammalato con il malato non può dare la salute al malato. È un gioco di parole, ma in fondo fa eco all'espressione di Paolo: chi si ammala senza che io mi ammali? Qui si infirmato e tengono l'infirmo? Ecco dove sta la condivisione. E questo mi richiama un'immagine curiosa di Sant'Agostino, molto singolare, che riguarda la gallina. È un commento alle parole di Gesù in cui dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto radunarti, come la gallina raduna i pulcini sotto le ali, tu non hai voluto. E Agostino si chiede: perché Gesù ha voluto identificarsi con la gallina? E la risposta è questa: che la gallina, infirmando, compullis suis, dice: tu vedi un uccello e non sai se al nido sei piccolo, ma quando tu vedi la gallina, la chioccia, sai che hai piccoli anche se non c'è i pulcini vicino, perché si ammala con i suoi pulcini, si ammala con i pulcini. Ed è vero, forse è la stessa cosa per l'uccello, solo che con la gallina ce ne accorgiamo di più. Tu distingui subito una gallina da una chioccia, cioè distingui quando la gallina è diventata chioccia perché ha i pulcini. Ha un modo diverso di comportarsi, di gridare, di... ha anche una febbre, mi pare, un colore maggiore nel corpo, infirmato con pulmis suis. Ecco, io vorrei anche leggere la testimonianza che può sembrare di altri tempi, ma mi pare significativo di altri tempi, soprattutto per lo stile, ma è significativo perché viene da una donna medico milanese che è morta il 30 aprile 1962, accettando lucidamente di morire perché nascesse suo figlio. È Gianna Beretta. Scrive: tutti al mondo lavoriamo in qualche modo a servizio degli uomini. Noi medici, quello che dice il medico vale per ogni operatore sanitario, noi medici direttamente lavoriamo sull'uomo. Il nostro oggetto di scienza e di lavoro è l'uomo, che dinanzi a noi ci dice di se stesso e ci dice: aiutami, e aspetta da noi la pienezza della sua esistenza. Noi abbiamo delle occasioni che il sacerdote non ha. La nostra missione non è finita quando le medicine non servono più. C'è l'anima da portare a Dio. C'è Gesù che dice: chi visita l'ammalato, aiuta me. Missione sacerdotale. Come il sacerdote, il medico può toccare Gesù. Così noi, i medici, lo tocchiamo nel corpo dei nostri malati. Il Signore trovi tanti medici che offrono se stessi per lui. Quando avrete finito la vostra professione terrena, venite a godere la vita di Dio, perché ero ammalato
Questa è una testimonianza preziosa, perché viene da una donna, medico, che sapeva di, non solo di mettere in pericolo, di perdere certamente la vita con una gravidanza pericolosa, che ha accettato lucidamente di morire perché nascesse un uomo al mondo. E venendo da un gesto così eroico, la sua testimonianza diventa anche più luminosa. Bene, come realizzare questo stile di condivisione in concreto? Perché si fa presto a dire condivisione, può essere un sentimentalismo superficiale. Io direi la prima forma è l'attenzione. Un filosofo ha detto che la forma suprema di carità è l'attenzione all'altro. L'attenzione all'altro. Voi capite? Accorgersi che lui è lì. E incontrarlo con uno sguardo pieno d'amore. Incontrarlo con la carica umana. Diceva una parte cistercense, voglio che i miei novizi si sentano da me così amati, da non rimpiangere mai di non avere la mamma accanto. E questo abate è quello che ha scritto L'anima di ogni apostolato, adesso sto cercando il nome. Non è male. Vabbè, sono un abate francese. Dovremmo mettere una carica umana che per chi non ha più la mamma accanto, ecco, non lasci spazio per rimpiangere, e so quello che dico, perché di mamma ce n'è una sola. E la mamma, l'affetto della mamma, dico sempre, è una delle impronte più luminose dell'amore gratuito di Dio nella natura umana. Ecco, devono rimpiangere quasi non avere accanto la propria mamma. E poi mi pare che accanto alla carica umana la disponibilità di tempo sia la cosa più preziosa. Il tempo è parte della mia vita. La mia vita si dispiega nel tempo. La sola cosa al mondo è il tempo, che non si può comprare col denaro. Allora, dare un po' del proprio tempo è dare un po' della propria vita. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. La mia vita si dispiega nel tempo, e una parte del tempo, lo ripeto, è una parte della mia vita. Qualche volta si dice visita da medico, per dire una visita fraterosa. Io ricordo una delle mie prime confessioni, da monaco almeno, ero già sacerdote, sono stato novizio benedettino, mi chiamavano spesso perché padre erano occupati in varie cose, il novizio si trovava sempre, quindi mi chiamavano giù a confessare molto spesso. Una volta uno ha cominciato la sua confessione così: padre, mi dica subito se ha del tempo, se ha fretta me lo dica che vado da un altro. Non è un affare da sbrigare la visita a un ammalato. Il mio rimpianto quando vado negli ospedali è che, siccome tutti mi aspettano, non posso sedermi lì accanto e ascoltare un po' la storia di ciascuno. Comunque, anche quando sia solo qualche minuto, bisogna non dare mai il senso della fretta. Perché il senso della fretta è mancanza di attenzione. Allora la visita è una fase da sbrigare. Tanto per dire che l'ho fatto. Sono pochi minuti, almeno in quei pochi minuti ricordati che in quel momento c'è soltanto lui al mondo per te, poi passerai a un altro. L'altro, e quindi la fretta, è, credo, il nemico più grande di questo incontro in contatto a una vera carica umana, sull'esempio di Cristo. Poi c'è l'incapacità di ascolto. Vorrei raccontarvi l'esperienza di una parte con cui ho avuto una profonda amicizia, una parte catalano, spagnolo, ma i catalani non accettano di farsi chiamare spagnolo. Dunque, la parte Barzò, che è stato poi anche abate preside della nostra congregazione benedettina sub Placens,
davvero. L'altro grande nemico, soprattutto nei grandi complessi ospedalieri, è l'abitudine che io chiamo con un brutto neologismo così evitante. Cioè quell'abitudine per cui il malato è un caso clinico, oppure il numero di un letto, e crea subito quel distacco per cui si esamina il caso clinico con curiosità scientifica, ma non c'è più l'incontro personale con quella persona irrepetibile che tu hai davanti. Una persona irrepetibile. Non c'è mai stata una persona uguale a quella. È l'avverbio che il Papa usa più spesso quando parla dell'uomo. Allora non c'è il caso clinico, c'è una persona con tutto il carico della sua sofferenza, della sua storia, della sua vicenda, che ha bisogno della tua attenzione. È un caso simile a non ti è mai capitato, anche se clinicamente è un caso simile a tanti altri. La persona non è una cosa, la persona è qualcuno. La persona è irrepetibile. Mi pare che ci siano anche alcuni complessi da superare per arrivare a un autentico incontro umano. Il primo complesso è quello della nostra sofferenza, di cui il malato ci rinvia l'immagine. Mi spiego. Vedendolo ridotto in quello stato, è naturale che io pensi, prima o poi può capitare anche a me. Guardi che stato è ridotto. Guarda in che stato mi dovrò ridurre un giorno. Quindi il malato, come in uno specchio, mi rinvia l'immagine della mia sofferenza futura. Perché i malati non sono una particolare categoria di persone. Prima o poi, in quella categoria entriamo tutti. Personalmente ci sono entrato tante di quelle volte che la sento come una professione. Mio Dio, così dovrò ridurmi. Questa angoscia velata impedirebbe un franco rapporto umano, saremmo bloccati. Bisogna scomplessarsi davanti alla propria sofferenza. Più tragica ancora è l'immagine della mia morte futura che il malato spesso mi rinvia. E allora bisogna qui lasciarsi illuminare anche dalla fede. La fede ha il coraggio di dirci che il momento della morte è dies natans. Sono stato accanto al mio segretario che è morto una settimana fa. Gli ho detto: Don Silvestro Doliotti, un monaco di Subbianco, aveva fatto scrivere sulle celle, sulla parete della sua cella, le parole del Salmo: Saziavo come a paura in gloria tua, mi sazierò quando apparirà la tua gloria. Ed egli mi rimando mi ha detto: quale gioia quando venissero, andremo alla casa del Signore. Ecco l'atteggiamento del vero credente. Anche se la morte rimane un grande dramma, indubbiamente, però la fede lo illumina. La fede lo può addirittura rendere letizia. Ecco, può capitare di andare incontro alla morte cantando. Certo, al di fuori della fede è difficile superare questo complesso della mia morte futura. Se la morte è distruzione totale della persona, come faccio, vedendo un morente, a non pensare prima o poi capita anche a me? E questo crea subito un atteggiamento di imbarazzo. Qui c'è solo la fede che può dare la chiave di soluzione. E poi finalmente c'è la difficoltà della mancanza di tempo. L'apparente perdita di tempo che io compio stando lì ad ascoltare quel malato che si lamenta mentre ho tante cose da fare. Ecco, ma è proprio vero che le altre cose sono più importanti. È proprio vero. Qualche volta ci può essere un dovere anche più imperioso. Ma mi domando se accostare Cristo nelle membra di un sofferente non è più importante di qualunque altro impegno. Nell'esperienza
fratello in situazione critica, in un momento in cui forse decide del suo destino eterno, ha bisogno della tua presenza. Ricordo una volta che a Genova ancora attraversavo una di quelle lunghe corsie dell'ospedale Galliera, ero andato a trovare un confratello che era in una cameretta in fondo. Mentre attraversavo la corsia per uscire, un malato mi ha chiamato, parla. Ero un abruzzese, ricordo, sono andato lì vicino, mi ha detto, sto per morire e sono solo. Allora sono andato al telefono, ho chiesto alla parte di rimanere lì e sono stato lì quella sera e quella notte, non l'avevo mai visto prima, poi era un fratello, sto per morire e sono solo. Era più importante per me andare in estasi della comunità, anche se avevo scelto una vita contemplativa, o rimanere accanto a quel letto. Ecco, il conflitto della mancanza di tempo si risolve sempre con una gerarchia dei valori. Si tratta di vedere se andare a celebrare i vespri è più importante che stare accanto a un malato che sta morendo solo. E San Vincenzo de Paoli direbbe tu lasci il Cristo per il Cristo, ed è una risposta chiaramente teologica. Ecco, concludendo, vorrei dare ancora alcune indicazioni che nello schema sono indicate nell'ultimo punto. Il grande respiro di tempo che deve assumere questo impegno per i malati. Ecco, la malattia non irrompe soltanto improvvisa nei momenti di emergenza. Qualche volta accompagna il malato lungo tutto il suo iter e quindi la nostra azione caritativa non può essere episodica, discontinua, deve avere un metodo, una pazienza, una capacità di accompagnare il malato lungo tutto la sua via crucis. Nella misura del possibile mi rendo conto che cosa significa in un ospedale con la scarsità di personale che c'è, le suore che devono star dietro a tutto un reparto, il cappellano che da solo deve girare. Mi rendo conto di additare un ideale più alto delle possibilità concrete, però avere davanti questo ideale significa poi realizzarlo almeno nella misura del possibile. Diversamente inventiamo dei mestierati. Quindi cercare di accompagnare il malato, anche se il tempo non è molto, ecco, cercare di non abbandonarlo. Poi la capacità di cogliere la persona nel suo carattere irrepetibile, questo l'ho già detto. Ogni malato ha una storia personale alle spalle. Cogliere la persona nei suoi centri di interesse, nelle sue preoccupazioni, nella sua situazione unica, immergersi nella situazione concreta, amarlo come è la sola strada per arrivare a un vero rapporto, perché mi faccia qualche confidenza, perché possa trovare in me un punto d'appoggio. Se poi posso far leva su rapporti anteriori, come capita quando talento un amico, allora un'altra cosa che mi sembra molto importante. Trattare il malato su un piede di parità non è una persona diminuita, non è uno che non dà più niente, che non serve più a niente. Qui anche voglio raccontarvi un episodio che è di almeno una ventina di anni fa. Mi trovavo, ero andata la settimana liturgica di Taranto,
Se io, lasciando malato, gli dico: non hai un'idea, quando vengo da te me ne parto sempre ricaricato. Del resto, molte volte vedo. Io penso a quella, la sera di dopo non mi vengono, quella Carmelina, che col suo telefono, con la sua carica umana, ricaricava tante persone che andavano a trovarla, lei che era inchiodata in un letto. Ho fatto le sue nozze d'oro, l'ho messo l'anello al dito, le nozze d'oro del letto o d'argento, era un d'oro, celebrando una messa nella sua casa. E c'è un altro elemento che interessa soprattutto i ministri della Polizia, di fare sostanze di parte. Ecco, mi pare molto importante mantenere il balanzo in contatto continuo della soltanto Cusa. Ho parlato del mio sacrificio, mi posso dire che fino a 4 giorni prima di morire avevo alcune lettere in cui indicava la risposta alla fotografia. E in restante la giorno con Cusa per fare si chiama la parola grossissima. E ancora avevo la risposta di Magdalena Segreto. Era la cosa che serviva più a molto la segreteria. È evidente. Dicono che bisogna puntare più in alto.